Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. E stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Signore, mio Signore, Cristo Gesù, dal Libro di Cielo, volume 11, capitolo 64, 25 settembre 1913. Avendo detto al confessore che Gesù mi aveva detto che la volontà di Dio è il centro dell'anima e che questo centro sta nel fondo dell'anima, che come sole espandendo i suoi raggi dà luce alla mente, santità alle azioni, forza ai passi, vita al cuore, potenza alla parola, a tutto. Non solo, ma questo centro della volontà di Dio, mentre ci sta dentro per fare che mai le potessimo sfuggire e per essere a nostra continua disposizione e neppure un minuto lasciarsi soli e separati, ci sta di fronte, a destra, a sinistra, di dietro e dovunque. Anche in cielo sarà il nostro centro. Il confessore diceva invece che il nostro centro è il Santissimo Sacramento. Ora, nel venire, il benedetto Gesù mi ha detto: figlia mia, io dovevo fare in modo che la santità doveva essere agevole ed accessibile a tutti, meno che loro non la volessero, a tutte le condizioni, in tutte le circostanze e in tutti i luoghi. È vero che il Santissimo Sacramento è centro, ma chi lo istituì?
Chi soggiogò la mia umanità a rinchiudersi nel breve giro di un'ostia? Non fu la mia volontà? Quindi, la mia volontà primeggerà sempre su tutto. E poi, se il tutto sta nell'Eucaristia, i sacerdoti che mi chiamano dal cielo nelle loro mani e che stanno più di tutti a contatto delle mie carni sacramentali, dovrebbero essere i più santi, i più buoni, ed invece molti sono i più cattivi. Povero me, come mi trattano nel Santissimo Sacramento? E tante anime devote che mi ricevono, forse ogni giorno, dovrebbero essere tante sante, se bastava il centro dell'Eucaristia. Ed invece, cosa da piangere, sono sempre allo stesso punto. Vanitose, iraconde, puntigliose, eccetera. Povero centro del Santissimo Sacramento, come resto disonorato. Invece una madre di famiglia che fa la mia volontà e che per le sue condizioni non che non vuole, ma non può ricevermi tutti i giorni, si vede paziente, caritatevole, porta il profumo in sé delle mie virtù eucaristiche. Ah, è forse il sacramento o la mia volontà a cui essa è sottoposta, che la tiene soggiogata e supplisce al Santissimo Sacramento? Anzi, ti dico che gli stessi sacramenti producono i frutti a seconda che le anime sono assoggettate alla mia volontà. A seconda il connesso che hanno col mio volere, così producono gli effetti. E se connesso col mio volere non ce n'è, si comunicheranno di me, ma resteranno digiuni. Si confesseranno, ma resteranno sempre lordi. Verranno alla mia presenza sacramentale, ma se i nostri voleri non si confrontano, sarò per loro come morto. Perché solo la mia volontà nell'anima, che si fa soggiogare da essa, produce tutti i beni e dà vita agli stessi sacramenti. E chi ciò non comprende, significa che sono bambini nella religione. Capitolo 65, 2 ottobre 1913. Continuando il mio solito stato, il benedetto Gesù si faceva vedere dentro di me, ma tanto immedesimato con me, che vedevo i suoi occhi nei miei, la sua bocca nella mia, e così del resto. E mentre così lo vedevo, mi ha detto: figlia mia, vedi chi fa la mia volontà e come mi medesimo e mi faccio una sola cosa con lei, mi faccio vita sua propria, perché la mia volontà è dentro e fuori dell'anima. Si può dire che è come aria che si respira, che dà vita a tutto, come luce che fa vedere tutto e fa tutto comprendere, calore che riscalda, che feconda e fa crescere, cuore che palpita, mani che operano, piede che cammina. E quando la volontà umana si unisce al mio volere, si forma la mia vita nell'anima. Onde, avendo fatto la comunione, stavo dicendo a Gesù: ti amo. E lui mi ha detto: figlia mia, vuoi amarmi davvero? Di Gesù ti amo con la tua volontà. E siccome la mia volontà riempie cielo e terra, il tuo amore mi circonderà dovunque e il tuo ti amo si ripercuoterà lassù nei cieli e fin nel profondo degli abissi. Così, se vuoi dire ti adoro, ti benedico, ti lodo, lo direi unita con la mia volontà e riempirai cieli e terra di adorazioni, di benedizioni, di lodi, di ringraziamenti. Nella mia volontà le cose sono semplici, facili ed immense, la mia volontà è tutto, tanto che gli stessi miei attributi che sono un atto semplice della mia volontà. Sicché se la giustizia, la bontà, la sapienza, la fortezza fanno il loro corso, la mia volontà le precede, le accompagna, le mette in attitudine di operare, insomma non si spostano un punto dal mio volere. Perciò chi prende la mia volontà prende tutto, anzi può dire che la sua vita è finita. Finite le debolezze, le tentazioni, le passioni, le miserie, perché in chi fa il mio volere tutte le cose perdono i loro diritti, perché il mio volere tiene il primato su tutto e diritto a tutto. Bene, riprendiamo la meditazione che non abbiamo potuto approfondire e completare nella precedente, bellissima, che è quello tra il rapporto tra i sacramenti e la divina volontà, seguita poi da quest'altra perla preziosa, no? Ecco, dove abbiamo visto è il passo degli scritti dove Gesù insegna l'atto di amore nella sua volontà con cui chi
vive nella divina volontà ha frequentemente sulla bocca, no? Il Gesù ti amo con la tua volontà, ma poi anche quella bellissima, ecco, conclusione che spiega, e qui dovremmo fermarci un po', come tutti gli attributi divini fondamentalmente si riducono al divin volere. Questo vedremo anche, come tutte le virtù umane fondamentalmente si riducono a santi atti della nostra volontà. Andiamo con ordine. Allora, qui l'occasione contingente è che il confessore, certamente con ottime intenzioni e anche con una certa proprietà, afferma, come tutti affermeremmo, senza, diciamo così, andare a fondo, insomma, della questione, che il Santissimo Sacramento è al centro di tutto, è al centro della vita dell'anima, è il cuore della nostra esistenza. E questo evidentemente ad un primo approccio è affermazione che nessuno può discutere, e infatti Gesù non la discute, ma Gesù fa comprendere, fa fare uno step successivo prendendo una serie di esempi dalla realtà empirica con cui, tra l'altro, generalmente le persone, a volte in malafede ma a volte anche in buona fede, traggono occasione di disertare i sacramenti, di non comprenderne l'importanza, perché vedono magari qualcuno che si va a confessare spesso e tutta quanta questa emendazione di vita non si vede, particolarmente dalle persone vicine. Vedono una persona che si comunica spesso, addirittura quotidianamente, come dice Gesù, puntigliose, iraconde, vanitose, e qui potremmo continuare con una lista interminabile, no? Pettegole, ecco, polemiche, maldicenti, suscettibili, gelose, invidiose, attaccate a tante cose, eccetera, eccetera, no? Quindi, eccetera, dice Gesù, ci possiamo mettere tante altre cose, no? Superbi, orgogliosi, rancorosi, capaci di perdonare nel poco, sgarbati, aspri, ecco. Quindi, quante altre cose si possono riscontrare anche in anime che apparentemente fanno professione di pietà. Allora Gesù fa un discorso molto semplice. Noi sacerdoti, insomma, qual è? Cosa c'è che non va? C'è qualcosa che non va nel sacramento, forse? Chi tocca l'Eucaristia, chi fa la comunione, riceve dentro di sé, tra l'altro per via di assunzione spirituale, insomma, per via di spirituale manducazione, quindi, insomma, tanta roba, l'autore stesso della santità e della vita, e com'è che non diventa santo? Altro esempio che fa Gesù, questo non deve essere da noi usato per alimentare le nostre polemiche, i nostri giudizi o il nostro disprezzo verso i ministri di Dio. Gesù prende semplicemente spunto dalla constatazione di un dato di fatto, il cui unico effetto che deve produrre nelle anime buone è soltanto un profondo dolore e uno sprone a moltiplicare la preghiera, i sacrifici e le penitenze, perché il Signore converta i cuori sacerdotali non buoni e dia alla Chiesa santi sacerdoti. Non si deve fare nient'altro oltre che questo. Però da un punto di vista di constatazione oggettiva, c'è molta gente che dice: ma quello è un prete, come fa a essere così? Come fa a comportarsi così? Come fa a fare? Dietro questo discorso c'è una cosa forse sottilissima da parte di noi esseri umani, di cui Gesù, tra l'altro, ci rese molto opportunamente e chiaramente edotti nel Vangelo. C'è un passo dei Vangeli che dove Gesù dice chiaramente queste cose: non chi dice Signore, Signore entrerà nel Regno dei Cieli, quindi è quello che sta dicendo qui, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei Cieli. Poi rincara, dice: ma Signore, noi abbiamo profetato nel tuo nome, abbiamo fatto miracoli. Cosa risponde il Signore? Non vi conosco,
allontanatevi da me, operatori di iniquità. Attenzione, gente che ha predicato il suo nome, no? Gente che ha fatto miracoli. E sappiamo che i miracoli ordinari, quindi non quelli appariscenti, per esempio un prete, i miracoli ne fa almeno uno al giorno, almeno uno al giorno. Quando consacra, quello è un miracolo, quindi quello, poi quando va a assolvere, se confessa, tanti sacramenti, amministra quanti miracoli ordinari, diciamo così, fa. Non vi conosco, allontanatevi da me, operatori di iniquità, perché non è importante quante comunioni hai fatto, quante volte ti sei confessato, ma non è che qui si intende ridurre l'importanza dei sacramenti, Dio ce ne scampi e liberi, ma come ti sei comunicato, come ti sei confessato, come partecipi alla Santa Messa. C'è una frase di Santa Faustina molto bella che dice così: a proposito del sacramento della penitenza, un'anima non beneficia del sacramento di penitenza se non è umile. L'orgoglio la tiene nel buio, l'anima non sa né vuole sondare con precisione le profondità della propria miseria, si maschera ed evita tutto ciò che potrebbe portare alla guarigione. Questi sono processi ordinariamente inconsci che noi li facciamo dalla mattina alla sera, ma non vogliamo prenderne coscienza. Quando tu ti confessi, tu non basta che dici quattro cose accucchiate insieme, se vuoi che la confessione sia fruttuosa, cioè, vabbè, mo qualche cosa la devo dire, tanto beh, più o meno questo l'avrò fatto, no? Forse avrò parlato male di qualcuno, forse avrò perso la pazienza, forse mi sarò distratto nella preghiera, e forse avrò perso un pochino di tempo, già dire forse con questi attributi, insomma, già questa è una confessione superiore alla media, diciamo così, e poi, ma numero uno, forse o le fate veramente queste cose? E numero due, cosa c'è sotto questo modus operandi, no? Cosa ti muove, cosa ti spinge? Cioè, noi stiamo vedendo, io ho sempre detto, a mio avviso, una delle cose più belle della vita nella Divina Volontà è che ti, se vuoi entrarci, è che ti quasi obbliga, non è un obbligo, come dire, coartante, violento, ma è una condizione. Come quando Gesù dice, se vuoi entrare nel regno di Dio, devi rinascere d'acqua e dallo Spirito. Se vuoi essere mio discepolo, devi prendere la croce ogni giorno, rinnegare te stesso e seguirmi. Se vuoi entrare nella Divina Volontà, devi entrare dentro te stesso. E devi avere il coraggio di fare i conti con te stesso. E di affrontare bene le dinamiche che muovono la profondità del tuo agire. Devi vedere cosa c'è nel tuo cuore, perché è il tempo della Quaresima. Dio che porta il popolo di Israele nel deserto per vedere quello che c'è nel cuore, lo devi vedere, e tutto il pus, tutta la porcheria, tutte le intenzioni balorde, tutti gli attaccamenti, tutte le idolatrie, tutte le cose che non funzionano, te le devi strappare da dentro, d'accordo? Le devi sradicare. E se questo comportasse sofferenze, se questo comportasse botature, tagli, situazioni, ben vengano. Altrimenti ha voglia a fare comunioni, ha voglia a fare confessioni, ha voglia a fare questo, ha voglia a fare quell'altro, non cambi in nulla. Cosa dice Gesù? Si comunicano con me, ma restano digiuni. Non è la comunione che ci fa santi, ma è la comunione ben fatta che ci fa santi. Si confesseranno, ma resteranno sempre lordi. Non è la confessione che ci fa santi o ci pulisce, ma è la confessione ben fatta che ci... Cioè, questo lo sappiamo, io ho fatto tante catechesi in passato, chi conosce un pochettino il mio apostolato lo sa, no? Cioè, in alcuni casi è gradante. Se io faccio la comunione senza essere in grazia di Dio, voglio fare comunioni, quella comunione non produce, non solo non produce niente di bene, ma quella comunione è il peccato più grave che si possa commettere, perché è una comunione sacrilega. Ma se io faccio una comunione tiepida, quindi senza le opportune disposizioni, per abitudine, così, no? Quindi senza che dentro la comunione sacramentale, che è
uno strumento fondamentale di santità, ma è uno strumento fondamentale di santità se nella mia vita c'è l'interesse di percorrere la santità, e la santità consiste nel fare la volontà di Dio anzitutto. Ecco perché Gesù dice: una buona moglie che sta dentro casa, è madre di famiglia, che ha 7 figli e non ha la propria possibilità di andare a messa tutti i giorni, già miracolo che riesce ad andare la domenica, ma con 7 figli è paziente, è dolce, è caritatevole, è sta immolandosi eroicamente, dando la vita, ma è evidente che è graditissima al Signore, che ha in sé le virtù eucaristiche. E cos'è che supplisce al suo non poter fare la comunione? La divina volontà, il fatto che vuole fare quello che Gesù vuole, il fatto che sta facendo quello per cui è stata creata, sta facendo la moglie e la madre, e sta prendendosi cura dei figli, come una buona mamma, secondo la divina volontà, deve fare, basta. Qui dietro questa splendida presentazione di Gesù c'è la dottrina di San Tommaso d'Aquino, che dice che Dio ordinariamente usa i sacramenti per santificarci, ma non ne è legato. Può prescindervi quando la persona si trova nell'impossibilità soggettiva di celebrarli. Sarebbe come una persona che, per esempio, si pente profondamente dei peccati commessi e non ha proprio la possibilità di confessarsi, l'avrebbe fatto perché non ha la possibilità, magari prima della morte, ma mica qualcuno penserà che va all'inferno un'anima del genere, se si è pentita, perché la causa del perdono di Dio è il pentimento, cioè l'accoglienza da parte dell'interno dell'anima di quel richiamo che la grazia suscita nel cuore a riconoscere il peccato come tale, a chiedere perdono e a detestarlo. Allora, se i nostri voleri non si confrontano, sarò per loro come morto, se i nostri voleri non si confrontano, noi ci mettiamo davanti a Gesù a confrontare quello che voglio io con quello che vuole lui. Chi te l'ha detto che quello che ti frulla per la destra sia la divina volontà? Chi? Sei capace ad aver acquisito piano piano nella preghiera, nell'orazione con profonda il confronto, e sei disposto, se vedi che una cosa che a te ti piace tanto, che vuoi, e la tua coscienza che si raffina alla presenza di Gesù ti fa capire che non è aria, tu sei capace a rinunciare alla tua volontà per fare quella di Dio, anche quando questa rinuncia tocca cose che ti costano, d'accordo? Dietro questo, io insomma adesso c'ho un po' di esperienza, dietro questo, come dire, questa illusione che basta che vada a messa, basta che dico un po' dei rosari, che faccio la confessione, attenzione che sono cose importantissime, fatto questo c'è tutto, c'è sempre quella concezione magica della fede che tutti quanti, giustamente, i membri della gerarchia cattolica stanno sempre combattendo. È lo stesso discorso che c'è chi... quando vai a benedire le case, dice, vabbè, benedicimi la casa che porta bene. Oppure, mi hanno fatto il malocchio perché mi va tutto storto. Ma se te, dici, quanti anni so che non ti confessi? 30 anni. Ah, ti va tutto storto perché ti hanno fatto il malocchio o perché sono 30 anni che non ti confessi? Queste forme poi, tra l'altro, molto diffuse, perché insieme a questo poi c'è la ricerca del sensazionale, d'accordo? Quindi io voglio, a proposito della terza tentazione di ieri, no? Quindi buttati giù, facciamo un bel miracolo, così tutti crederanno. Siccome ci credo poco a Dio, devo andare appresso a apparizione X, veggente Y, coso Z, fenomeno straordinario Y, sole che gira, sole che balla, perché mi devo in qualche modo convincere che forse qualcosa ne sta veramente. Ma questo è, cioè, quando Dio fa un fenomeno straordinario vero, c'è un'apparizione autentica, c'è una rivelazione autentica, non è certamente questo il fine. Ricordiamo sempre il Vangelo, no? Quando gli chiedono un miracolo, dice, vogliamo un segno per credere. Nessun segno, solo quello di Giona. Cioè una persona che predica la conversione, questo intende Gesù, non ci sono altri segni. Cioè, quindi... le cose che il Signore ci dà per il nostro bene, l'umana volontà, perché questa è umana volontà, le prende e le usa male, nell'illusione tra l'altro di stare a posto con la coscienza davanti a Dio, e crogiolandosi in questo. Io penso, insomma, ecco, solo la mia volontà nell'anima
che si fa soggiogare da essa, produce tutti i beni e dà vita agli stessi sacramenti, cioè quei sacramenti sono una realtà viva, cioè tu ti confessi, ogni confessione fai bene, controlli e ti senti veramente che stai di confessione in confessione facendo passetti avanti verso il dominio di te stesso, verso il controllo dei difetti, verso l'aumento delle virtù. A ogni comunione che fai, avverti che cresce l'amore verso il Signore, cresce la repulsione verso il peccato, cresce il distacco da ciò che ti allontana da Dio, eccetera. Attenzione che Gesù qui dice, questo potrebbe dare il titolo a questa meditazione, poi ci penserò, che chi ciò non comprende significa che sono bambini nella religione. Come diceva San Paolo, quando ero bambino parlavo da bambino, ragionavo da bambino, capitolo 13 della prima lettera ai Corinzi, no? Ma divenuto uomo, ciò che era da bambino l'ho lasciato. E quando scrive alle sue comunità, dice, ho dato da bere latte perché eravate ancora bambini, non eravate capaci di un cibo solido. Quando uno si accosta al Signore e si innamora di Lui, diciamo così, è chiaro che la prima cosa che fa, intensifica la vita sacramentale, comincia ad andare a messa più spesso, si confessa più spesso, prega di più. Questo è tutto bello, è tutto, non bello, benissimo, santissimo, fantastico. Ma non è la fine del cammino, questo è l'inizio del cammino verso la santità. Il cammino verso la santità non si esaurisce in queste pratiche, che possono diventare, ahimè, purtroppo, pur essendo santissimi sacramenti, pratiche esteriori. Pratiche esteriori. Ci sono stati fior di personaggi storici, io ricordo l'esperienza di Giacomo Leopardi, che ebbe questa avversione verso il cristianesimo, lui diceva, per la cattiva testimonianza che riceveva dalla madre, no? Cioè una mamma inaffettiva nei confronti di questo figlio, e che aveva tanto bisogno d'amore come tutti i ragazzini, la mamma andava a messa tutti i giorni, poi era proprio, insomma, anaffettiva è un complimento, e questo dice, ma senti, ma io, cioè, è evidente, no? Pensiamoci, che avremmo fatto noi al posto suo? Quindi non soltanto queste anime, disgraziatamente, come dire, bloccano l'opera santificatrice della Divina Volontà in loro, ma danno cattivo esempio, provocano l'allontanamento delle persone dalla fede. E se certamente non si tratta di un allontanamento giustificato, perché nella Chiesa non ci sono soltanto persone, diciamo così, che danno cattiva testimonianza, ma ci sono anche i santi, quindi bisogna sempre guardare tutta il panorama, non solo una parte, tuttavia rimane un aspetto molto problematico. Ecco, adesso abbiamo ascoltato la spiegazione di Gesù nel secondo capitoletto del Gesù ti amo con la tua volontà, no? Quindi che significa? Significa portare a Gesù con un atto solo, quindi fondendosi con questo volere eterno, immenso e infinito, tutto l'amore di tutto quanto il creato, di tutto, di tutte le persone presenti, passate e future, tutte le creature, eccetera, eccetera. Stessa cosa vale, ti adoro, ti benedico, ogni atto che si fa di culto, di amore, di adorazione, se procuriamo di unirlo con la Divina Volontà, produce evidentemente al Signore godimenti e glorie infinite. Attenzione, qui Gesù spiega, nella mia volontà le cose sono semplici, facili ed immense, nella mia volontà tutto, tanto che i miei stessi attributi che cosa sono? Un atto semplice della mia volontà. Cosa significa dire che Dio è onnipotente? Significa che se Dio vuole una cosa, quella cosa si fa. Quindi l'onnipotenza dove si manifesta? In un atto di volontà divina. Cosa significa che Dio è onnisciente? Significa che Dio sa tutto, anche i nostri pensieri. D'accordo? Certamente la conoscenza è un'attività intellettuale, ma il modo con cui si apprende, come dire, la conoscenza di tutto è comunque un atto volontario. D'accordo. Che significa che Dio è buono? Significa che tutto ciò che Dio vuole e fa è sempre per il bene, eccetera, eccetera, eccetera. Così vale per le nostre virtù umane. Che significa dire che io sono giusto? Significa che negli atti che compio osservo la virtù cardinale della giustizia, cioè do a Dio ciò che è di Dio e do al prossimo ciò che è del prossimo. Che significa che sono prudente? Significa che nelle scelte che faccio, concrete, operative, delle cose da farsi, colgo quello che Dio vuole, quindi la mia volontà fa nel concreto quello che Dio vuole e nel modo con cui Dio vuole, possiamo andare avanti a tempo indeterminato. Quindi, capite, come la nostra volontà umana è, come dire, è come ciò che caratterizza
l'esprimersi in tutto della nostra persona, la stessa cosa vale per la volontà divina. Ecco perché chi prende la mia volontà, dice Gesù, prende tutto, perché prende tutti gli attributi divini. Ed ecco perché quanto maggiormente aumenta il tasso di unione, un'unione certamente che è sempre un'unione di fusione, no? Cioè, nessuno pensi mai che l'unione con la divina volontà annulla la nostra volontà, come dire, la annienta, fa sostituire la divina volontà con la nostra. Assolutamente no, perché la vita nella divina volontà, come quella di Gesù e di Maria, è vita attivissima, cioè è una vita dove la nostra volontà è iperattiva, d'accordo? Solo che è iperattiva camminando sempre in stretta fusione con quella divina. D'accordo? Che l'accompagna, la precede, la segue, la unisce ai suoi atti, ma rimangono due cose fuse ma distinte. Ecco. Quindi questo problema teologico, un po' come era la doppia volontà umana e divina dell'uomo Cristo Gesù. Ed è proprio perché sono distinte che non avviene nessun processo di spersonalizzazione, perché di nuovo in una visione di questo genere della divina volontà ritorna sempre quella brutta cosa già vista prima, cioè, è la divina volontà, fai tu in me, io non devo fare niente, fa lei in me. No, affatto, fai tu in lei, il contrario, d'accordo? Ecco. Tuttavia la presenza di unione e di fusione della nostra volontà con quella divina fa percepire a noi, produce in noi, l'esperienza della divina potenza. E quindi Gesù dice: la sua vita, tra virgolette, miserabile, povera, meschina, terrena, ecco, piccola, è finita, perché inizia una vita divina, una vita dove le tentazioni, le passioni, le miserie, le debolezze vanno progressivamente sempre più indebolendosi, scemando, fino, se Dio vuole e quando Dio vuole, a scomparire, perché chi fa il mio volere, tutte le cose perdono i loro diritti. Questo ci arriviamo: se io voglio fare la volontà di Dio, ma costi quello che costi, ma può venire qualunque tentazione di questo mondo, potrò soffrire, d'accordo? Potrò combattere, ma se veramente voglio fare quello che Dio vuole, supero la tentazione. L'amore rende tutto quanto facile, per cui anche se mi avverto debole, fare una cosa per amore, una cosa che costa in pena, ma volo sulle ali, lo faccio. Le passioni scompaiono perché in noi cominciano a prodursi i sentimenti di Cristo, quindi le brutte passioni, l'invidia, l'avarizia, la lussuria. Ma come fanno a stare in un'anima che ama Gesù? E anche le miserie, le piccole cose della vita umana, no? Diceva Gesù, le puntigliosità, le vanitosità, le cose piccine, dicevano i santi, e ci combattevano già i santi, spariscono gradualmente, certamente, non dall'oggi al domani, e anche qui senza nessun tipo di automatismo, ma tanto quanto la nostra vita nel divino volere è operosa, è attiva, è impegnata, è attenta, entriamo dentro noi stessi, ci confrontiamo il nostro volere con quello di Gesù. Ricordiamo questa espressione: non si confrontano, se i nostri voleri non si confrontano sarò per loro come morto. Gesù è vivo, Gesù c'ha delle cose che vuole da me e da te, oggi, nel particolare, nella mia vita in generale, nel tempo particolare dell'esistenza che sto vivendo, e queste cose chi le può conoscere? Tu le devi conoscere, nella misura in cui impari a confrontarti con Gesù, nella preghiera, se no che divina volontà fai? Non pensiamo alla divina volontà come una cosa astratta, d'accordo? Come una cosa che sta, si capisce bene dove, un soggetto misterioso, è una cosa molto molto concreta, è molto molto vicina a noi, basta che ci mettiamo in condizione di sintonizzarsi sulla sua lunghezza d'onda e di cominciare piano piano a conoscerla. Per fare questo bisogna imparare
tra l'altro una grande interiorità, a decifrare la voce del nostro cuore e della nostra coscienza, ecco, a imparare appunto a gestire bene la nostra vita interiore e il nostro rapporto personale con Gesù. Stupenda la meditazione di oggi, oh Santa Vergine Maria, ecco, solo la grazia di poterle vivere e mettere in pratica nella sincerità e nella verità di noi stessi. Sono grandi le grazie che il Signore ci dona, grandissimi i sacramenti che ha istituito, ecco, fa che non sia tutto quanto reso vano, ecco, dalla nostra purtroppo, ecco, e sempre riemergente, ecco, come le ceneri di Donani di una rabbia fenice, volontà umana che guasta e sporca tutto e soprattutto rende tutto quanto vano, ecco, e impedisce a Dio stesso di farci tutto il bene che Lui vorrebbe. Liberaci da tutto questo e donaci anche la grazia di una certa maturità nella fede, ecco, ricordando le parole di Gesù, dopo aver ben spiegato alcune cose, ci ha ammonito: chi ciò non comprende significa che è un bambino nella religione. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat Ave Maria.